Ero d'accordo con dei colleghi di salire in Città Alta in occasione appunto della visita di Renzi, proprio per contestarlo, per portare, voglio dire, un minimo di contestazione da un governo che ne sta facendo di tutti i colori contro i lavoratori. Allora, siamo andati in Città Alta, abbiamo trovato Città Alta super presidiata. Regola, questo era un presidente del Consiglio che si vantava che potesse andare in giro senza scorta, e ora abbiamo trovato invece a oggi una Città Alta super presidiata. Ci sono stati un po' di casini, la Celere ha caricato i primi manifestanti che sono arrivati. Ho avuto l'occasione di entrare nel teatro, visto che dopo tutto era un'assemblea pubblica a cui tutti potevano partecipare. Una volta dentro ho aspettato il Presidente del Consiglio, che si è fatto attendere un bel po'. È intervenuto anzitutto, prima di tutto è intervenuto il responsabile del PD cittadino, poi è intervenuto il sindaco. Mentre interveniva il sindaco, Renzi sul palco, secondo me, si è atteggiato più da attore che non da un presidente del consiglio in un paese in cui la disoccupazione è a livelli altissimi, in cui la gente fa fatica a tirare avanti. E questo mi ha procurato un bel po' di rabbia. Infatti, appena intervenuto, la prima cosa che mi è venuta da ridere è proprio basta con questa politica spettacolo, cioè occupiamoci veramente dei problemi della gente. E appena ho detto sta cosa, una ragazza del PD che era sotto mi ha strappato il giornale. Quando ho provato a riprendere il discorso, mi hanno strattonato da dietro. Sono caduto, mi ha rialzato subito e mi ha portato via. Immediatamente. Non ho esposto niente, non ho insultato nessuno, sono solo intervenuto a un'assemblea pubblica. E per questo mi hanno portato via e mi hanno portato in questura. Semplicemente perché ho detto la mia opinione. Cioè, siamo arrivati a questo punto. In questura mi hanno preso le impronte e quando è sceso ora non so che grado di responsabile ci fosse in Città Alta, quando è sceso da lì a poco mi ha lasciato andare, mi hanno fatto firmare una carta in cui dichiaravo il mio domicilio, in cui successivamente avrei potuto nominare un avvocato. Han detto su in Città Alta, appena tirato fuori dal camerino, che mi avrebbero potuto denunciare per resistenza a pubblico ufficiale, perché appena mi hanno tirato io mi sono attaccato al balconcino e gliel'ho detto, non sapevo nemmeno chi avessi dietro io a tirarmi via. Anche perché non ne capivo il motivo, ero semplicemente intervenuto in un'assemblea pubblica. La lettera che ho scritto al Presidente del Consiglio mi è venuta come idea a partire a una parte ben ironica sulla questione del costo del farmaco, di farne risarcire il costo del farmaco, così magari anche Renzi torna sulla terra e si occupa anche di problemi che alla fine alla gente hanno tutti. Però secondo me la parte più significativa della lettera è quella in cui dico chiaramente quali personaggi della politica italiana
ammirino Renzi, un certo Berlusconi che non fa sicuramente parte della sinistra d'avanguardia e delle masse popolari, e gli ho anche detto, per il metodo in cui sono stato tirato via dal balconcino, che ricordava un po' Pinochet, voglio dire, il suo stesso grado di accettazione del dibattito democratico, voglio dire, o la pensi come lui e allora va bene, se non la pensi come lui sparisci e vai via, basta. Il giorno successivo sono andato in ospedale proprio perché l'effetto dello strattonamento mi ha causato una listerazione alla spalla che si è sentita appunto il giorno successivo, mi ha fatto male e allora sono dovuto andare pronto soccorso e ho avuto una settimana di malattia.